introduzione Italo Svevo. Allora, non so se sapete che il suo vero nome è Aaron Hector Schmitz, e da questo possiamo capire l'origine della sua famiglia. Quindi c'è un elemento ebraico, un elemento tedesco all'interno di questa famiglia, poi invece Italo Svevo è un nome d'arte. Comunque penso che anche questo nome d'arte sia abbastanza significativo. Quindi lui è uno scrittore della letteratura italiana, ma nello stesso tempo non ha dimenticato le sue origini e quindi anche l'aspetto, tra virgolette, tedesco, no, del suo passato. Quando nasce, Trieste è ancora sotto l'impero asburgico, perché ovviamente diventa italiana con la prima guerra mondiale. E sotto l'impero asburgico, in un certo senso, Trieste viveva un momento, diciamo, di grande floridezza, cioè di grande agio e di grande importanza, perché era il porto dell'impero asburgico. L'impero asburgico non aveva uno sbocco al mare se non appunto lì a Trieste, quindi era importantissimo. Ecco, lui è nato appunto nel 1861. Tra l'altro, noi studiamo sempre Svevo, adesso me lo metto in paragone con D'Annunzio, perché lo studiamo sempre come se fosse, non so, Svevo del Novecento e D'Annunzio dell'Ottocento, però in realtà sono praticamente coetanei, no? E poi dice, ecco, muore nel 1928, cioè pochissimi anni dopo la pubblicazione della coscienza di Svevo, scusate, della coscienza di Zeno, e pochissimi anni dopo, quindi la notorietà, tra virgolette, che gli arride dopo la pubblicazione di questo romanzo. Lui muore per un incidente stradale a Motta di Livenza. Sì, questo è un confronto che ho fatto tra, ecco, il discorso che vi facevo, no? E D'Annunzio è nato solo 2 anni dopo, anzi è nato dopo Svevo addirittura, non è nato prima, è nato dopo Svevo, no? Giusto per dirvi. Ovviamente però è proprio una concezione diversa di letteratura quella che anima D'Annunzio. Come abbiamo visto, studiato rispetto a Svevo, perché per D'Annunzio c'è una sorta di coincidenza fra arte e vita, e quindi anche il suo modo di essere, le cose che lui fa diventano qualcosa di spettacolare. La letteratura è un esibizionismo, un artificio, mentre al contrario per Svevo. La letteratura corrisponde alla scrittura e anche alla terapia, no? Vedremo poi in particolar modo con la coscienza di Zeno. E il registro è completamente diverso nella letteratura di Svevo, un registro comico, umoristico, mentre noi abbiamo visto D'Annunzio questo registro alto, sublime, aulico, eccetera. Lui si concepisce come un vate, quindi come una sorta di profeta superiore alle masse, no? Mentre invece Svevo è un romanziere molto ironico, ironico anche su se stesso e sovversivo. Ecco, quali sono gli elementi per capire bene la letteratura di Svevo, occorre tener conto degli elementi della sua formazione. Anzitutto lui fu all'inizio il giornalista. A Trieste, poi dopo il fallimento dell'industria paterna diventa un impiegato di banca, però vive questo lavoro appunto di impiegato di banca con un grande disagio, insoddisfazione, lo vedremo appunto oggi, visto che voi conoscete di più Senilità e la coscienza di Svevo, la coscienza di Zeno, scusate, vi parlerò di più dell'altro romanzo, Una vita, che è un romanzo velatamente autobiografico e dal quale traspare la sua esperienza appunto di impiegato di banca, perché, come vedremo, Alfonso Nitti, il protagonista di questo romanzo, è anche lui, anch'esso, anche lui, insomma, un impiegato di banca. Poi diventa amico del pittore Veruda, voi che avete letto Senilità vi ricorderete il Balli, che è un po' una sorta di trasposizione del pittore Veruda. Nel 1892, dopo la morte del padre,
Svevo pubblica appunto il suo primo romanzo, Una vita. Sapete che sia il primo sia il secondo romanzo non hanno avuto alcun successo editoriale, anzi, sono stati dei fallimenti. Ecco, dicevamo la formazione. Ecco, anzitutto dicevamo per quanto riguarda la formazione di Italo Svevo, c'è da dire che lui risente molto della cultura del tempo, della cultura della seconda metà dell'Ottocento e quindi dei testi, ad esempio, di Darwin, dei positivisti e di Marx. E quindi risente di questo aspetto, no? Cioè che la scienza può essere usata per conoscere la realtà, che bisogna usare delle tecniche scientifiche per conoscere la realtà e quindi rifiuta qualsiasi ottica idealistica, metafisica, romantica, post-romantica, spiritualista, eccetera. Il destino dell'umanità, per Svevo, è nella sua evoluzione e selezione. E anche lui, insomma, riflette molto sulla lotta per l'esistenza. Ovviamente, diciamo che c'è una modalità diversa, un metodo diverso rispetto, ad esempio, ai naturalisti o ai veristi. Però questa impalcatura di fondo, questa riflessione di fondo sulla lotta per l'esistenza è presente anche nella letteratura di Italo Svevo. È più complesso però il bagaglio filosofico di Italo Svevo perché fa riferimento anche a, appunto, mentre abbiamo visto i naturalisti e i veristi sono quasi, non so, una sorta di, cioè, sono strettamente collegati al darwinismo, al positivismo, eccetera. C'è da dire che lui, invece, ha anche, cioè, risente anche di altri influssi filosofici. Ad esempio, di Schopenhauer, come vedremo appunto adesso in Una vita, in particolar modo il concetto della voluntas e della non voluntas, cioè di come spesso l'uomo non sia determinato dalla sua mancanza di volontà, ecco. Poi dalla capacità di cogliere gli autoinganni, dal carattere effimero dei desideri umani. Un altro filosofo che influenzerà Svevo, ovviamente magari in un secondo tempo, sarà Nietzsche, per la sua critica spietata ai valori borghesi, la pluralità dell'io. Qua ci viene in mente D'Annunzio, però abbiamo già studiato come un po' D'Annunzio abbia deformato, insomma, la filosofia di Nietzsche a suo piacimento, con insomma, la sua personale interpretazione del superuomo. Freud, ecco, Freud ancora di più, ovviamente voi che avete letto La coscienza di Zeno sapete dell'importanza della psicanalisi, no? Anche se poi avete visto che nel penultimo capitolo, insomma, Zeno critica molto la psicanalisi come terapia, dice la psicanalisi non serve come terapia. Appunto per curare una malattia, no? Vi ricordate voi che avete letto La coscienza di Zeno? Però forse ha un valore, diciamo, proprio perché ci spinge a scrivere, a descrivere il nostro io. Comunque, la psicanalisi è importante perché ci fa capire l'ambiguità dell'uomo, perché ci aiuta a demistificare le razionalizzazioni, le giustificazioni, quello che il nostro io e superio, insomma, ci impongono, perché fa emergere invece quello che, insomma, noi teniamo nascosto. E quindi lui dice sì alla psicanalisi, non per guarire, dicevamo, ma come tecnica di conoscenza della realtà. Altri influssi importanti, quindi adesso a livello letterario, Svevo li può dedurre dalla letteratura, insomma, dalla narrativa di Dostoevsky, per la sua analisi profonda dell'io, se pensate, non so, a Delitto e Castigo, oppure di Joyce, qui possiamo pensare alle tecniche narrative, infatti noi sappiamo che Joyce utilizza lo stream of consciousness, quindi il flusso di coscienza. Ora, se è vero che comunque Italo Svevo non arriva fino
a questa radicale innovazione di Joyce e di Virginia Woolf, è pur vero che, come avete visto voi nella coscienza di Zeno, c'è un monologo interiore di Zeno Cosini, c'è un alternarsi di piani temporali, un alternarsi di vari l'io narrante, lo Zeno vecchio, lo Zeno giovane, eccetera, eccetera, che rappresentano comunque una novità all'interno della narrativa, poi soprattutto italiana. E infine Kafka, anche per il rinnovamento radicale della struttura narrativa. Ecco, dicevamo che oggi parleremo soprattutto di una vita, poi ripasseremo, se riusciamo, anche gli altri due romanzi, però ecco, puntiamo la nostra attenzione sul primo romanzo che abbiamo detto già è stato pubblicato nel 1892, Senza fortuna, abbiamo già spiegato. Il titolo originale del romanzo era L'inetto. Pensate, no, che lui aveva proposto ad una casa editrice, insomma, di pubblicare questo romanzo, la quale casa editrice ha detto: già il titolo non è accattivante, insomma, dovresti cambiare il titolo. Lui cambia il titolo dall'inetto a Una vita, però comunque quella casa editrice non glielo pubblica lo stesso il romanzo. Ecco, questo romanzo è stato scritto tra il 1887 e il 1889, quindi proprio mentre Verga stava scrivendo Mastro Don Gesualdo. Ricorderete che è stato pubblicato nell'89 o D'Annunzio il piacere, quindi diciamo quegli stessi anni, no? Eppure noi intravediamo questo romanzo già ha degli elementi di grande novità rispetto al verismo. Abbiamo detto che anche l'humus del terreno di formazione, di svevo, c'è anche il darwinismo, il positivismo, il naturalismo, il verismo, eccetera, però poi assolutamente interpretato in modo molto originale proprio per questi aspetti di scavo dell'io, insomma, che non troviamo nei testi di Verga, ad esempio. Ecco, più o meno poi negli stessi anni o qualche anno dopo, Luigi Pirandello scriverà il suo primo romanzo. E anche l'esclusa di Pirandello, la storia di Marta Ayala, cioè una donna che paradossalmente è stata cacciata dal paese quando era stata accusata di adulterio, e poi dopo invece viene riaccolta in famiglia quando davvero ha un rapporto extraconiugale. È molto simile, diciamo, il percorso di Pirandello rispetto a quello di Svevo, perché anche Pirandello parte dal verismo, anche l'esclusa ha tanti elementi veristi, ma poi già nell'esclusa si intravedono alcuni elementi, insomma, che poi saranno quelli tipici, ad esempio il relativismo, elementi tipici della letteratura di Pirandello. Così come in Una vita ci sono elementi veristi, ma come vedremo adesso, ma ci sono già elementi importanti di quella che sarà la letteratura di Svevo. Ecco, rimangono, dicevamo, i canoni naturalistici, cioè, così come Verga, vi ricordate, aveva preso, vabbè, nei Malavoglia, la classe sociale più umile, più bassa, i pescatori, una famiglia di pescatori, poi Mastro Don Gesualdo, appunto, il parvenu, cioè l'arrivato, cioè l'ex manovale che poi diventa padrone, da mastro diventa donna. Italo Svevo identifica come oggetto della sua analisi la classe della borghesia, appunto impiegatizia, e quindi fa uno spaccato oggettivo di questa vita di un impiegato di banca che, come stavamo già dicendo anche prima, è sicuramente un personaggio velatamente autobiografico. Qual è la novità rispetto al verismo? L'analisi psicologica dell'io di Alfonso Nitti, no? Del personaggio, del protagonista. L'inettitudine come categoria esistenziale, passiamo dai vinti, ricordate, no, Verga, dai vinti agli inetti. Infatti, tutti e tre i protagonisti dei romanzi di Svevo che analizzeremo sono degli inetti, no?
quindi non vinti dalla storia, quindi nostalgicamente rivolti verso un passato, ma incapaci di affrontare la realtà, inadeguati di fronte alla realtà, malati, quindi deboli, impossibilitati ad affrontare con nerbo, con determinazione la vita, e poi caratterizzati da questa rinuncia alla volontà, la voluntas, che abbiamo detto essere di ispirazione schopenhaueriana. Già in questo romanzo, quindi già nel primo dei tre romanzi, perché poi Svevo ha scritto anche altre opere, ha scritto dei racconti, non so se avete letto La tribù, ha scritto anche un testo teatrale, però di fatto l'apporto che lui dà alla storia della letteratura è fondamentale soprattutto nel campo della narrativa e quindi dei testi, appunto, dei romanzi, quindi dei racconti lunghi, insomma, ecco, non di quelli brevi. Già in questo romanzo, dicevamo, sono presenti tematiche che poi Svevo svilupperà nei due seguenti romanzi, cioè In senilità e La coscienza di Zeno. Ad esempio, il contrasto salute-malattia. I sani vincono, ad esempio Macario, nel caso di una vita, è quello che poi andrà a sposare, Annetta, ma sono inconsapevoli strumenti delle leggi di natura, ecco, l'eredità, dicevamo, darwinista, no? Quindi per natura prevalgono i più forti, ecco. I malati inetti, come appunto Alfonso Nitti, perdono, ma privilegiati dalla coscienza possono scegliere. Quindi, ad esempio, la scelta di Alfonso Nitti alla fine del romanzo sarà quella di suicidarsi. In questo modo dimostrerà la sua libertà morale. Oppure, a parte questa scelta radicale del suicidio, altre possibilità per questi inetti sono il sogno, i voli pindarici, l'ironia. Questo già lo si vede un pochettino in questo romanzo, ma voi che conoscete gli altri due, lo sapete, sono presenti questi aspetti ancora di più nei due romanzi seguenti. Ecco, Alfonso Nitti, il protagonista di una vita, il protagonista di questo romanzo, trasforma la realtà esterna non con l'azione, ecco, questo l'abbiamo visto anche in Emilio Brentani, di Senilità, non sono capaci di agire, no? Ma rimuginando continuamente su di essa, sulla realtà, fino a pervenire a una sorta di idealizzazione. Quindi si fanno questi protagonisti di questi romanzi di Svevo, si fanno i loro castelli in aria, interpretano la realtà, al contrario, diciamo, del verismo. Abbiamo visto, ecco, per esempio, nei romanzi veristi non c'è mai un'interpretazione della realtà. La realtà deve essere presentata oggettivamente. Ricordate il discorso sulla regressione del narratore, quindi sull'impersonalità, eccetera. Qui invece abbiamo in questi romanzi di Svevo un eccesso quasi di personalità, quindi anche se non è il narratore, ma proprio il personaggio, no, che continua a interpretare la realtà, a vederla con i suoi occhi, a giudicarla secondo il suo punto di vista. Ad esempio, facciamo un esempio appunto della realtà, la donna. Alfonso Nitti vede una donna, Annetta Maller, quindi la figlia del suo datore di lavoro, perché lui lavora appunto nella banca Maller. Ecco, ad esempio, Annetta, quindi dapprima, quando la vede per le prime volte, gli appare ad Alfonso piena di difetti, poi invece diventa una magnifica creatura. Quindi è il pensiero che trasforma la realtà. La realtà non va avanti da sola con le sue leggi, come abbiamo visto nei romanzi di Verga, no? Ma è l'uomo, no, a trasformarla, a interpretarla. Ovviamente qua ci viene in mente la coscienza di Zeno. Infatti ricorderete che
Ricorderete appunto quando Zeno viene, c'è il ricevimento a casa Malfenti, ricorderete come lui cambia il giudizio sulle tre figlie, no? Fino poi dopo a ribaltare completamente quello che era il giudizio iniziale. La stessa sua moglie, poi dopo, che all'inizio giudica, un po' come Annetta, no? All'inizio vede tutti i difetti di quella donna, poi dopo, una volta che la sposa, lei, perché è costretta a sposarla, perché Guido Spire sposa la prima figlia dei Malfenti, la più bella, dopo si scopriranno anche i pregi di quella donna, no? Quindi, come vedete, la realtà, per esempio, non è unica, univoca, anzi, appare sempre andando avanti. Nella lettura di questi romanzi ci sconvolge questo, cioè come cambi, insomma, questa realtà. E quindi anche il giudizio sulla donna. L'eccessivo attivismo intellettuale di Alfonso Nitti, lui praticamente fa il ragioniere, contabile, anzi proprio la sua vita è fatta di conti che deve fare dalla mattina alla sera, no? Però è anche uno che continua a pensare, nel romanzo vengono riportati i pensieri, dicevamo spesso anche contrastanti, di Alfonso Nitti. Il romanzo è narrato in terza persona, mentre voi avete visto La coscienza di Zeno in prima persona. Però il discorso è sempre quello, no? C'è il protagonista che continua a pensare sulla realtà, continuando a pensare, la trasforma, la modifica. E quindi spesso dà dei giudizi volta per volta contrastanti. Ecco, lui paralizzato sul piano dell'azione non riesce ad avere un rapporto adeguato con la realtà, incapace di vivere autenticamente, spregiudicatamente le situazioni, sentimentalmente incostante, irresoluto. Quindi cosa faccio? Mi dichiaro ad Annetta oppure no? Mi piace oppure no? Ecco, anche queste cose sono. Rappresentano, spiegano, ci spiegano insomma l'ambiguità insomma, di questi personaggi sveviani. Alfonso non è capace di assumersi le sue responsabilità. Per esempio, proprio nel momento in cui lui dovrebbe come dire, portare avanti il suo rapporto con Annetta, quindi finalmente sposarla, eccetera, eccetera, proprio in quel momento lui fugge. Dalla città che sarebbe poi Trieste, Trieste è molto presente nel romanzo Una vita, no? Fugge al paese, che è un paese di provincia, no? Dove è rimasta la madre. Quindi proprio quando si potrebbe realizzare il matrimonio con Annetta, lui prende questa licenza, diciamo, perché per motivi familiari, perché la madre non sta bene, ma nello stesso tempo lo fa anche perché. Per esempio, andare incontro a un matrimonio vorrebbe dire dimostrare responsabilità, ma non è proprio il caso di Alfonso Nitti, ma abbiamo visto anche degli altri personaggi sveviani affrontare le responsabilità della vita. Ecco, tra i due, quando si incontrano, Alfonso Nitti e Annetta Mahler, è sempre lei che prende le decisioni fondamentali. Ad esempio, invitandolo alla notte d'amore, lui ha una notte d'amore con Annetta, ma è sempre lei che tira fila del gioco, no? Quali sono le tecniche narrative in Una vita di Italo Svevo? La focalizzazione interna, ecco, mentre nei romanzi e nei racconti veristi avevamo una focalizzazione esterna, cioè le vicende, come abbiamo visto, per esempio, dei Malavoglia, no? Sono descritte come da uno spettatore, di Malavoglia come se fosse uno del paese di Aci Trezza, uno spettatore esterno che non può assolutamente penetrare nella mente dei personaggi. Qui invece c'è proprio, si insiste sulla focalizzazione interna, sul punto di vista del personaggio principale, quindi di Alfonso Nitti, ma questa cosa ovviamente la vediamo anche negli altri due romanzi. Ci sono monologhi interiori, è vero, il romanzo è narrato in terza persona, ma si insiste proprio sul punto di vista del personaggio. E così noi conosciamo chiaramente quelle che sono le contraddizioni di Alfonso, di cui vi stavo parlando prima. Alfonso che spesso compie azioni senza naturalezza, quando incontra un collega, eccetera. E noi vediamo proprio nel romanzo descritti.
descritte le contraddizioni del suo animo, perché si comporta in questo modo, un po' come abbiamo visto anche in Senilità di Emilio Brentano. Per esempio, facciamo degli esempi. Bacia Annetta, e quindi noi potremmo pensare al bacio come espressione di un sentimento profondo, una grande emozione, eccetera. Invece, in Una vita di Italo Svevo, quando lui bacia la donna, non è per trasporto sentimentale, ma pensando che lei lo fa per compassione. Quindi provate a pensare, sta baciando una donna e dice: ma perché lei sta baciando me? Ah, compassione, ha pietà di me. Provate a pensare cosa avviene appunto nei romanzi di Svevo. Oppure, la saluta di lontano, saluta Annetta da lontano, agitando il cappello solo perché al tempo si faceva così, per una moda. Così si usa in amore, cioè al tempo i fidanzati si salutavano agitando il cappello, no? Allora lo deve fare anche lui, ma non perché sia espressione di un sentimento. Ecco, parliamo un po' degli spazi. Sì, parliamo un po' degli spazi in una vita. Allora, in una vita ci sono gli spazi interni, ad esempio la banca, sono spazi oppressivi, perché il nostro Alfonso Nitti, abbiamo detto, vive il suo lavoro come qualcosa di snervante, monotono. Ecco, adesso per esempio dovete pensare, non so, quando uno fa l'impiegato di banca, ha un lavoro piuttosto vario, piuttosto. Se voi leggeste invece il romanzo Una vita, vi accorgereste di com'era monotono il lavoro di un contabile. Allora non c'erano per esempio i computer, quindi tutto quello che adesso noi releghiamo al computer, allora lo doveva fare il contabile, no? E quindi era una sorta di macchina per far conti, no? Ma anche la casa, la sua casa, che è in affitto, o quella dei Mahler, dove viene invitato, sono proprio luoghi oppressivi, no? In cui lui non si sente a suo agio. Gli spazi esterni, e Trieste, quindi la città appunto anche di Italo Svevo, la città grigia, che rappresenta la cruda realtà cui l'inetto Alfonso non si adatta. Non si trova a suo agio neanche all'esterno, quindi non si trova a suo agio all'interno, negli spazi chiusi, ma neanche all'esterno. L'unico luogo in cui si trova a suo agio è la biblioteca. Infatti Alfonso Nitti, dicevamo che è velatamente un personaggio autobiografico, e infatti esattamente come Italo Svevo è un impiegato di banca che ha delle velleità letterarie. E quindi quando può, appena può, frequenta la biblioteca, prende dei libri, si accultura, e questo è l'unico momento, l'unica, forse l'unico spazio quello in cui si sente un po' più a suo agio. Ecco, il paese, diciamo, dove vive sua madre, no? Che viene tratteggiato in modo molto vago, diciamo, nostalgico, eccetera. E poi la brillante e fascinosa Parigi. Ecco, si dice nel romanzo Il Parigi, perché dovete sapere che in un certo senso Italo Svevo ha dovuto imparare l'italiano, perché insomma non era la sua lingua madre, ecco. E quindi spesso si notano delle singolarità nella morfologia, non so, o nella grammatica in genere sveviana. Come dice Il Parigi invece di Parigi. Parigi però rimane solo desiderata, perché l'orizzonte entro cui si muove Alfonso Nitti è molto ristretto e non va, diciamo, oltre la provincia appunto triestina, o comunque la zona, insomma, lì vicino a Trieste. Ecco la lingua. Alcune particolarità lessicali e sintattiche in parte sono dovute all'origine dello scrittore, abbiamo detto che è nato nella Trieste, insomma, tedesca praticamente, e in parte però sono volute. Caratterizzano così uno stile espressivo molto personale. Se avete letto, mi diceva la professoressa, avete letto almeno un romanzo di Svevo, avrete notato la singolarità dell'italiano, della lingua italiana di Italo Svevo. Vi è un accostamento di registri linguistici e repertori lessicali diversi. Ad esempio, Svevo scrive disaggradevole invece di sgradevole, tranquillare invece di tranquillizzare.
Ecco, dicevamo che il personaggio di Alfonso Nitti è un personaggio autobiografico. Infatti, Ettore Schmitz, insomma, Italo Svevo, lavorò dal 1880 fino al 1900 presso la banca Union di Trieste. Ho detto che era un romanzo, invece la banca si chiama Mahler. Sicuramente Una vita, quindi, è il più autobiografico fra i romanzi sveviani. Poi diventa sempre autobiografico, ma un pochino di meno Senilità, che comunque è autobiografico anche quello, no? Perché sapete che la storia di Emilio Brentani è un po' una storia d'amore che lui aveva avuto effettivamente con una donna del popolo, insomma. E poi per arrivare a Zeno Cosini, che è il personaggio che risulta un pochettino meno autobiografico dei tre. Ecco. Infatti, egli, pur svolgendo con serietà il suo lavoro monotono, quindi Ettore Schmitz faceva, cioè lui, Italo Svevo, faceva l'impiegato di banca. No? Poi nel 1900, ormai sposato con sua moglie, andò a lavorare per la ditta del suocero ed ebbe un incarico, tra l'altro, molto più anche remunerativo. No? Ecco, quando faceva l'impiegato, Italo Svevo faceva esattamente le stesse cose che faceva Alfonso Nitti, no? Cioè frequentava le biblioteche, leggeva Nietzsche, Schopenhauer, Darwin, Freud, naturalisti francesi, proprio come fa Alfonso Nitti. Ecco, dicevamo che Alfonso ogni tanto chiede dei permessi al suo datore di lavoro. Il primo permesso è chiesto solo per insofferenza, per il suo lavoro, per i luoghi chiusi, non ne può più, ecco. E quindi cerca, cioè chiede una licenza, chiede un permesso, un po' di ferie. Per questo, pur avendo 15 giorni di libertà, non va al paese quando c'è il primo permesso, non va da sua madre, no? Ma si limita a fare gite nei dintorni della città e gode di questo momento di libertà. Limitata comunque, libertà condizionata, diciamo, no? E invece il secondo permesso è chiesto su suggerimento di Annetta per far modo che Alfonso non sia presente quando Annetta dichiarerà al padre il suo amore. La scusa per il permesso è la salute cagionevole della madre di Alfonso, che in effetti si ammalerà e morirà durante il suo soggiorno. Era un piano, no? Che aveva escogitato la stessa Annetta. Dice: guarda, lo devo dire io a mio padre che sono innamorata di te, che voglio sposarti. Quindi tu vai via per un po' di tempo, non farti vedere. Poi però le cose andranno diversamente. Una volta lontano Alfonso, poi Annetta di fatto non porterà avanti questo progetto e poi si innamorerà, si sposerà con Macario, no? Comunque, questo permesso è affrontato in modo molto ambiguo, sia da Annetta che da Alfonso. L'abbiamo già spiegato prima, quindi per Alfonso è uno scaricarsi, un liberarsi dal peso delle responsabilità, di fatto. Annetta sembra poi quasi pentirsi di aver chiesto ad Alfonso di andarsene. Ma ti avevo detto di andare, no, ma non andare via. Effettivamente intuisce che se Alfonso andrà via, poi qualcosa si spezzerà fra di loro. Poi se ne farà una ragione. Volubile com'è, Annetta si innamorerà poi di Macario. Macario è l'amico di Alfonso, che si differenzia da lui perché è il personaggio sano, mentre Alfonso è malato, è determinato, sa quello che vuole dalla vita, mentre Alfonso non sa mai cosa vuole dalla vita, no? E quindi poi Annetta si fidanzerà con lui e Alfonso si toglierà la vita. Quando tornerà a Trieste saprà di questo, insomma, adesso lo vedremo. Alfonso decide di andarsene proprio perché si rende conto che la sua lontananza può guastare il suo rapporto con Annetta. Paradossalmente, quindi, lui non doveva andarsene, se aveva capito e intuito che andandosene via Annetta non gli avrebbe più voluto bene. Non avrebbe dovuto andarsene via, invece se ne va, proprio perché non è determinato, deciso nelle sue scelte. Intuisce che lei si è lasciata trasportare con lui solo
solo per il gusto di un'avventura erotico-sentimentale e non per vero amore. E quindi dice, beh, allora me ne vado, visto che lei ha pietà di me, compassione di me, non è vero amore, allora me ne vado. Poi però, quando torna dal paese e sa del fidanzamento di Annetta con Macario, si pente, prova una fortissima gelosia. Capite l'alternarsi, ma l'avete visto anche negli altri due romanzi, l'alternarsi di sentimenti contrastanti, no? Prima dice, no, me ne vado perché così, cioè non voglio che lei stia con me solo per pietà. Poi però quando torna e vede che si è fidanzata con un altro, diventa geloso. Alfonso brucia di gelosia per Annetta e provoca il fratello di lei a un duello. Ah sì, Annetta si è fidanzata con un altro. Allora io sfido a duello, però sfida a duello il fratello di Annetta, eh. Credendo di essere destinato a soccombere, però dice, nel momento in cui si avvicina a questo duello, lui dice, però il fratello di Annetta è molto più bravo di me, quindi io morirò nel duello. Ma dice, prima che accada questo, mi tolgo io la vita, no? Alfonso si suicida, pensa così di mutare in amore l'odio che Annetta prova adesso per lui. Adesso mi suicido perché così lei poi si pentirà. Ecco, guarda un po' cosa ha fatto quello là, è morto per me. Annetta odia Alfonso perché è un inetto, perché è un incapace, perché non riesce mai a fare una cosa nella vita e portarla fino in fondo. È per questo che poi dopo anche l'ha lasciato per un altro, per Macario, che invece l'esatto opposto di Alfonso, no? Quindi Alfonso si fa tutti i suoi ragionamenti mentali. Adesso. Svevo si considera un inetto? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che sicuramente c'è stata un'evoluzione, no? E quindi sicuramente, visto che questo personaggio di Alfonso Nitti è un personaggio autobiografico, il primo titolo di questo romanzo era un inetto, sicuramente Svevo all'inizio ha una considerazione del genere anche di se stesso, quindi sicuramente all'inizio si considera un inetto. Poi le cose piano piano evolvono, nella sua vita accadono delle cose diverse. Lui, abbiamo già detto, poi si sposa e non farà più l'impiegato e diventa piuttosto ricco perché il suo matrimonio è un matrimonio fortunato, è borghese, cioè. La sua ditta, tra l'altro, avrà delle commesse, cioè, piuttosto, come dire, consistenti, e quindi si arricchirà. E quindi, in un certo senso, piano piano le cose cambieranno, nella sua vita. E lo stesso personaggio di Zeno Cosini, La coscienza di Zeno, ci fa capire che l'inettitudine diventa relativa, non è più un'inettitudine assoluta come quella di Alfonso e un pochino anche di Emilio Brentani, perché Zeno Cosini, come avete visto, nello stesso tempo è inetto, però poi dopo, malgrado tutto, la donna che ha sposato, anche se non era la più bella delle Malfenti, poi dopo si dimostrerà comunque una donna sana, una donna forte, poi dopo avrà un rapporto extraconiugale senza farsi accorgere da sua moglie. Poi dopo Guido Speyer, insomma, perderà la vita, mentre lui invece avrà dei successi economici. Quindi diventa tutto relativo, no? Qui possiamo fare un riferimento anche a Pirandello. Inetto sì, ma fino a un certo punto, perché è tutto relativo, perché siamo tutti inetti, siamo tutti malati. È inetto l'uomo in quanto tale, l'uomo contemporaneo, per esempio, si potrebbe fare anche questo discorso. Quindi diventa la cosa un po' più complessa, eh? Non so se mi sono spiegato. In questa prima fase, sicuramente, comunque l'inettitudine è una tematica sicuramente fondamentale nella letteratura di Svevo. Alfonso è l'unico che si suicida, perché Emilio non si suicida, muore sua sorella, sì, quello sì. Diciamo che perde comunque l'amore di Angiolina, eccetera, diventa vecchio, però non si toglie la vita, né tantomeno Zeno, no? Quindi c'è un'evoluzione sicuramente, anche nell'inettitudine sveviana.
Comunque, per Alfonso la vita ormai era insopportabile, si sentiva incapace di affrontare la vita e quindi si toglie la vita appunto suicidandosi. Concludiamo la nostra lezione, quindi adesso sicuramente mi amerà. Quindi, mentre ero vivo non mi ha mai amato, adesso che muoio, sto morendo per lei, sicuramente lei mi amerà. Annetta odia Alfonso perché è un inetto, perché è un incapace, perché non riesce mai a fare una cosa nella vita e portarla fino in fondo. È per questo che poi dopo anche l'ha lasciato per un altro, per Macario, che invece è l'esatto opposto di Alfonso, no? Quindi Alfonso si fa tutti i suoi ragionamenti mentali adesso. Svevo si considera un inetto? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che sicuramente c'è stata un'evoluzione, no? E quindi sicuramente, visto che questo personaggio di Alfonso Nitti è un personaggio autobiografico, il primo titolo di questo romanzo era Un inetto, sicuramente Svevo all'inizio ha una considerazione del genere anche di se stesso. Quindi sicuramente all'inizio si considera un inetto. Poi le cose piano piano evolvono, nella sua vita accadono delle cose diverse. Lui, abbiamo già detto, poi si sposa e non farà più l'impiegato e diventa piuttosto ricco perché il suo matrimonio è un matrimonio fortunato, è borghese, cioè la sua ditta tra l'altro avrà delle commesse, cioè, piuttosto, come dire, consistenti e quindi si arricchirà. E quindi in un certo senso piano piano le cose cambieranno nella sua vita. E lo stesso personaggio di Zeno Cosini, La coscienza di Zeno, ci fa capire che l'inettitudine diventa relativa, non è più un'inettitudine assoluta come quella di Alfonso e un pochino anche di Emilio Brentani. Perché Zeno Cosini, come avete visto, nello stesso tempo è inetto, però poi dopo, malgrado tutto, la donna che ha sposato, anche se non era la più bella delle Malfenti, poi dopo si dimostrerà comunque una donna sana, una donna forte, poi dopo avrà un rapporto extraconiugale senza farsi accorgere da sua moglie. Poi dopo Guido Speyer insomma, perderà la vita, mentre lui invece avrà dei successi economici. Quindi diventa tutto relativo, no? Qui possiamo fare un riferimento anche a Pirandello. Inetto sì, ma fino a un certo punto, perché è tutto relativo, perché siamo tutti inetti, siamo tutti malati. È inetto l'uomo in quanto tale, l'uomo contemporaneo, per esempio, si potrebbe fare anche questo discorso. Quindi diventa la cosa un po' più complessa, eh? Non so se mi sono spiegato. In questa prima fase sicuramente. Comunque l'inettitudine è una tematica sicuramente fondamentale nella letteratura di Svevo. Alfonso è l'unico che si suicida, perché Emilio non si suicida, muore sua sorella, sì, quello sì. Diciamo che perde comunque l'amore di Angiolina, eccetera, diventa vecchio, però non si toglie la vita. Né tantomeno Zeno, no? Quindi c'è un'evoluzione sicuramente anche nell'inettitudine sveviana. Comunque, per Alfonso la vita ormai era insopportabile, si sentiva incapace di affrontare la vita e quindi si toglie la vita appunto suicidandosi. Concludiamo la nostra lezione con la lettura di alcuni brani tratti da Una vita. Che cosa dice appunto Alfonso Nitti dice, non, sì, scusate, qui il narratore abbiamo detto che è di terza persona, quindi che cosa dice il narratore riguardo al suicidio di Alfonso? Non aveva pensato mai a suicidio che col giudizio alterato dalle idee altrui, ora lo accettava non rassegnato ma giocondo. La liberazione. Suicidio come liberazione, e qui ci viene in mente ovviamente le ultime lettere di Jacopo Ortis, dove là invece il suicidio era protesta, giusto? Era
Suicidio qui invece come liberazione. Si rammentava che fino a poco prima aveva pensato altrimenti e volle calmarsi, vedere se quel sentimento giocondo che lo trascinava alla morte non fosse un prodotto della febbre da cui poteva essere posseduto. Abbiamo detto che è sempre indeciso Alfonso Nitti, quindi anche nel momento in cui ha deciso di suicidarsi, poi quasi quasi ci ripensa. No, egli ragionava calmo, schierava dinanzi alla mente tutti gli argomenti contro al suicidio, da quelli morali dei predicatori a quelli dei filosofi più moderni. Lo facevano sorridere, non erano argomenti, ma desideri, il desiderio di vivere. E lui quindi razionalmente dice: no, io sono superiore a questo, sono superiore anche a quello che dicono i predicatori, che dicono che il suicidio è un peccato mortale, o anche a quello che dicono i filosofi più moderni, e quindi mi tolgo la vita. Egli si sentiva incapace alla vita, qualche cosa che di spesso aveva inutilmente cercato di comprendere gliela rendeva dolorosa, insopportabile. Non sapeva amare, non sapeva godere, nelle migliori circostanze aveva sofferto più che altri nelle più dolorose. L'abbandonava senza rimpianto la vita, era la via per divenire superiore ai sospetti e agli odi. Quella era la rinunzia che egli aveva sognata, bisognava distruggere quell'organismo che non conosceva la pace. Vivo avrebbe continuato a trascinarlo nella lotta, perché era fatto a quello scopo. Non avrebbe scritto ad Annetta, le avrebbe risparmiato persino il disturbo e il pericolo che poteva essere per lei una tal lettera. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.